Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parleremo di gruppi elettrogeni connessi ad un impianto fotovoltaico. Guarda, questi sono i miei fascicoli, li trovi su Amazon ragazzi, e sono tanti. Questo parla di batterie, come creare un pacco batterie. Questo idem, un 3S. Questo ti spiega cos'è la tecnologia LED, come si usa e cosa potresti realizzarci. Questo ti spiega cosa sono i fusibili in DC e in AC. Questo ti spiega come realizzare un impianto fotovoltaico ad isola. Idem anche questo, perché ci sono anche in inglese. Comunque su Amazon trovi tutti i miei fascicoli tecnici. Collezionali tutti ragazzi, non te ne fare mancare neanche uno. Andiamo a vedere come collegare, se conviene collegare un gruppo elettrogeno, e il perché dovremmo collegare un gruppo elettrogeno in un impianto fotovoltaico. Allora, mettiamo il caso che io ho 8 pannelli, questo è il mio impianto fotovoltaico con tutti i miei pannellini, ok? Facciamo finta che sia da 3 kW e mezzo, ok? Ho anche un gruppo di accumulo, batteria, ok? Mettiamo il caso che sia litio ioni. Da 24 volt, va bene, e poi niente, c'è la rete 230 volt ovviamente dell'appartamento. Ora, l'altro giorno stavo leggendo su un gruppo dove parlavano appunto della possibilità che un ragazzo del gruppo aveva di un gruppo elettrogeno. Questo perché? Perché il ragazzo diceva che voleva distaccarsi completamente con l'ente fornitore energetico, perché era stufo degli aumenti, non voleva più regalare soldi agli altri, perciò si accontentava a fare l'investimento del gruppo elettrogeno per poter avere quell'energia, ok, in più in caso di necessità. Perché ragazzi? Perché quando i pannelli producono, le batterie si ricaricano. Nello stesso tempo che le batterie si ricaricano, tu vai a utilizzare l'energia dei pannelli. Perfetto. Nel tuo appartamento. Questa è la tua casetta. Ok. Finestrelle e porticina. Ok. Quando questo non produce più, cioè di notte per esempio, o dopo 2-3 giorni che il tempo è brutto, non c'è sole, i pannelli producono davvero 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 poco, cosa possiamo fare? Ragazzi, dobbiamo affidarci alle batterie. Ma se le batterie sono piccole, cioè non c'è grande capacità di accumulo, prima o poi basta, si spengono, non ce la fanno più. È l'inverter che gestisce tutto, stacca le batterie. In quel momento, se noi non siamo connessi con l'ente fornitore energetico, cosa succede? Blackout in tutta la casa, perché non c'è più fonti di energia. Questo si potrebbe ovviare come? Montando un eolico, magari una pala eolica anche da 800 watt, un kilowatt, che durante la giornata, anche se non c'è sole e questi non funzionano, lui gira e ti mantiene cariche le batterie. La soluzione, lasciando stare ancora il gruppo elettrogeno, aspetta, è quella di montarne un altro, due da 800, due da 1000, e già hai il doppio di energia proveniente dal vento, ragazzi. Beh, tu mi dirai no, l'eolico costa troppo, non mi conviene, mi compro un gruppo elettrogeno con 300 euro,
riesco a prenderlo, ragazzi, me lo collego. Al posto della 230 volta, attenzione, perché se tu, ripeto, se hai il fornitore energetico, e allora non hai problemi, perché l'energia la prendi da lì. Ma se vuoi distaccarti e non restare in blackout, ti serve questa fonte extra di energia ed entra in gioco il gruppo. Che cos'è il gruppo? Il gruppo, ragazzi, non è altro che un motore diesel o benzina piccolo connesso meccanicamente con un generatore che ti generano direttamente 230 volt diretti. Dal momento in cui lo avvii, ci sono quelli con avvio elettronico, ci sono quelli con la cordicella, tiri, si accendono e producono subito 230 volt in uscita. E qui su questo ragazzo parlava appunto della possibilità di connettere questo come ultima spiaggia, nel senso che quando i pannelli non funzionano, non producono, le batterie sono scariche, non ho magari vento o non ho l'eolico e non ho neanche la rete esterna, io faccio avviare il mio gruppo elettrogeno e per quei 2 giorni, mettiamo il caso, nei quali le batterie si mantengono sotto i livelli normali, io vado avanti col gruppo elettrogeno. Ragazzi, conviene, ragazzi, non è una brutta idea, anche perché tecnicamente è possibilissimo. Perché alla fine tu immetti nel tuo impianto sempre 230 volt. Poi ovviamente non deve essere un gruppo elettrogeno piccolo, tipo quelli da 700, 1 kW, almeno deve essere un 3 kW e mezzo, un 3 kW. Ecco, un bel gruppo elettrogeno, perché se metti il caso devi far funzionare il forno, devi far funzionare il fono, lo scaldabagno e chissà che cos'altro, hai assorbimenti elevatissimi, perciò ti deve poter mantenere il sistema sempre avviato. Nello stesso tempo, ragazzi, il gruppo elettrogeno stesso ti può ricaricare le tue batterie, perciò, come visto, il gruppo elettrogeno tante volte ci può aiutare ad essere, ragazzi, indipendenti dall'ente fornitore energetico. Mi dirai, Fox, ma che cosa stai dicendo? Ti accontenti pagare un euro e qualcosa al litro di diesel, di benzina, anziché pagare quei 30 centesimi al kilowattora? Ragazzi, sono scelte, cioè sono scelte che uno fa, perché se io dico che non voglio più ricevere bollette dal mio ente fornitore energetico perché su 30 euro di consumo di materia energia me ne fanno pagare altri 90 di trasporto, di tasse, di IVA. Tutti quei soldi a chi in più? Non ci prendiamo per fessi. Mi accontento davvero a comprare un gruppo elettrogeno. Ok? E ciao, strappo le bollette, non pago più, disdico tutto. E sono indipendente, lo posso fare, non ho l'obbligo di avere l'energia dall'esterno, io posso anche autoprodurmi l'energia, però c'è sempre il punto interrogativo, o meglio, se questo si dovesse rompere, questo non produce, questo è scarica, questo non ce l'ho, o se ce l'ho produce poco, sei completamente senza energia. Però ragazzi, capisci bene che dovresti avere una sfiga, una sfortuna assurda ad avere tutto sul negativo. Io conosco persone che hanno solo pannelli e batterie e sono distaccati dall'ente fornitore energetico, ma hanno un impianto fotovoltaico molto grande. Hanno un gruppo di accumulo molto grosso, ma nel contesto totale sono autonomi, ragazzi. Perciò non è impossibile.
questo del gruppo elettrogeno è una buona idea. Dimmi sotto che cosa ne pensi, fammi sapere. Se sei interessato anche tu a pannelli solari fotovoltaici, sappi che io sono un consulente energetico, sappi che collaboro con tantissime aziende, rivenditori e produttori di pannelli solari fotovoltaici. Nello specifico, gli ultimi arrivati sono i PERC. Se vuoi pannelli solari fotovoltaici di qualità, contattami sotto e ti farò vedere che prezzi ottimi posso farti riservare, dal produttore al consumatore, ragazzi. Prezzi eccezionali per prodotti eccezionali. Un esempio, pannelli da 370, 390, 400 watt, 450 watt, dei pannelli solari fotovoltaici.